Allora, iniziamo con Marino Mazzon. Marino Mazzon, lo vedete qui alla mia destra, devo dire che è stato lui a lanciare l'idea, nel senso che ancora alla metà dell'anno scorso aveva mandato una nota all'Ordine degli Ingegneri ponendo il problema, chiedeva: ma gli ingegneri su questo tema così importante, così grosso, che ci riguarda tutti, farà qualcosa, può dire qualcosa? Questa provocazione è stata accolta da Mariano Carraro e dall'Ordine e appunto è stata costituita questa commissione che ha lavorato e ha prodotto questo lavoro. Marino Mazzon ha lavorato, ha una lunga esperienza di lavoro, ha lavorato soprattutto nei primi tempi alla Tecnomare, una società di ingegneria di Venezia esperta nelle questioni dell'offshore petrolifero e degli aspetti ambientali, e dopodiché ha lavorato a Tethys, occupandosi prevalentemente di sistemi di gestione intelligente del trasporto pubblico. Ha seguito numerosi progetti internazionali, anche in Cina, a Pechino, Shanghai, in India, a Delhi, seguendo i sistemi di trasporto di quelle città. È anche docente al Master Trasporti all'Università La Sapienza di Roma. E gli cedo senz'altro la parola. Prego. Grazie, buongiorno a tutti, grazie di esserci. A me l'onore di presentare questo documento e la presentazione sarà molto sommaria della serie. Il documento, per chi l'avesse già letto, è fatto in una successione di dichiarazioni numerate, ognuna delle quali sostanzialmente si riferisce a documentazione pubblicata, molto importante, prestigiosa, eccetera, eccetera, e quindi che sostanzia l'iter delle affermazioni che facciamo. Il documento è necessariamente abbastanza articolato, qui facciamo una sorta di volo d'uccello, perdonatemi se andrò veloce, mi dispiace anche che probabilmente da metà della sala in poi si leggerà poco, però insomma poi la documentazione la mettiamo a disposizione nel sito, ci sarà su YouTube, eccetera, eccetera, quindi non perdiamo informazione. Parto con questa, per dare una suggestione che viene da Piero Angela, anni Ottanta, che ci ricordava che tutto quello che attiene alla vita nostra, della natura, gli equilibri nei quali la Terra si è sviluppata ed è arrivata al punto in cui è, tutto accade in uno spessore di atmosfera di 10 chilometri. 10 chilometri sono un millesimo del diametro della Terra. Se voi immaginate questa scala, ovvero c'è una pellicina di atmosfera intorno al pianeta, vi lascio immaginare come variazioni importanti delle condizioni in questa pellicina di atmosfera, quanto ci vuole per alterare questo equilibrio. Detto questo, che propongo di ricordare durante la presentazione, andiamo a dire perché abbiamo pensato di fare questo position paper, altrimenti chiamato anche carta di Venezia sul climate change, perché l'abbiamo percepito come un dovere civile prima di tutto, ovvero avendo, riteniamo, una certa coscienza di quello che sta accadendo, a noi sembra importantissimo che noi che siamo tecnici proviamo a diffondere un'informazione, perché si tratta, questo documento è un atto, in sé è un atto di comunicazione, che si rivolge sostanzialmente all'opinione pubblica, che a nostro avviso purtroppo non è abbastanza ben informata sul tema, e non certo da ultimo alle amministrazioni, nel senso che, a nostro avviso, qual è il problema? Sono noti gli obiettivi, quando si dice bisogna azzerare le emissioni nette di CO2 entro 30 anni, fantastico, benissimo, com'è che si fa? Chi è che decide cosa fare, quando fare? Ed è lì che, secondo noi, insieme alle altre discipline coinvolte in queste analisi, c'entrano, a nostro avviso, anche gli ingegneri, ma è in subordine a un problema di coscienza che viene fatta questa comunicazione. Il documento è strutturato in quattro sezioni, questa è la prima, che sostanzialmente si occupa di dire qual è lo stato del climate change a oggi e quali sono le situazioni. Ma non solo parla di clima il documento, parla anche delle situazioni a contesto, parla di quello che succede fra gli stati, parla della necessità di pace, parla di una serie di cose alle quali vi rimando. Cominciamo da qua. Allora, questo è un diagramma classico, lo si presenta sempre come prima slide, e ci mostra che
la CO2, la temperatura e il metano hanno avuto nell'ultimo milione di anni, questo si ferma agli 800.000 anni, comunque con cicli di 100.000 anni sia la CO2 che la temperatura che il metano hanno avuto andamenti sincroni. Ricordatevi questo 300, sono le 300 parti per milione della CO2 nel passato, e vedete anche come l'uomo è entrato in questo meccanismo praticamente ieri mattina con la nostra civiltà, 4000 avanti Cristo. Bene, cosa constatiamo? Che rispetto ai 300 parti per milione e i cicli di 100.000 anni è schizzata su questa cosa negli ultimi 70 anni, si parla del 30% di aumento della CO2. Cosa significa questo? Che il pianeta non riesce più ad assorbire la CO2 che ha in atmosfera. CO2, dico CO2, ma è diciamo l'inviluppo dei gas serra. Il surplus di CO2, ricordiamocelo, resterà in atmosfera per secoli, ovvero non è che va via. E a coloro che dicono, sai quante volte abbiamo avuto 400 parti per milione, fantastico, l'ultima volta è stata 5 milioni di anni fa, c'erano i mammut, e noi non si sapeva neanche che saremmo esistiti dopo. Poi la temperatura, l'abbiamo visto in tutti i giornali, è andata su e ogni anno si batte il record di temperatura. La temperatura, lo stesso, lo vediamo qui, subisce praticamente lo stesso identico andamento della CO2. E vedete come noi, quando siamo intervenuti nella storia, non abbiamo cambiato proprio niente, addirittura quando Colombo ha scoperto l'America eravamo un periodo, lo sapete dai libri delle elementari, no? Di relativa, no? La piccola glaciazione è stata chiamata. Dopodiché la temperatura è schizzata in alto e siamo fuori dalla scala solita oggi. Questo è il numero dell'accordo di Parigi, però le previsioni ci dicono che potrà andare molto peggio di così. Non lo dico per fare terrorismo, è per dire com'è la situazione misurata. Dopodiché ci sono le azioni che poi l'umanità, no, riuscirà a fare. L'altra cosa è, dice, ma non è vero tutto ciò, no, non è di origine antropica l'aumento di CO2, perché invece sono le macchie del sole, sono i vulcani, eccetera, eccetera. Non è mica tanto vero. La NASA ci dice che gli unici modelli che riescono a replicare quello che è stato il fenomeno misurato di temperatura, di anomalia di temperatura, più che di temperatura, sono i modelli matematici, e vi assicuro che sono molto complessi, no? Che tengono conto dell'influenza umana. No? Senza influenza umana, cioè tenendo conto del Sole e tutte le forzanti, diciamo, di natura, compresi i vulcani, ci porterebbero qua, e invece siamo quassù. Bene, vediamo alcune anomalie conseguenti a questo stato. E cominciamo da questo. Qua ci sono i tipping points. Questa è una pubblicazione della Yale Environments, dell'Università di Yale, che però viene da un articolo di Nature del dicembre dell'anno scorso. Si chiamano tipping points, i cosiddetti punti di non ritorno, che sono già in atto adesso. E li enumero. Uno è la foresta amazzonica. Un altro è il ghiaccio artico che si scioglie, anche queste sono notizie che sappiamo dai giornali, quindi niente di nuovo, voglio dire. La circolazione atlantica, che è un regolatore del clima di tutto il pianeta, non solo dell'Atlantico, sta rallentando per effetto delle acque fredde che si trova verso la Groenlandia e l'Artico. Incendi nelle foreste boreali, le barriere coralline sappiamo già che sono in stato di coma, e quindi impatti ovviamente su tutte le catene alimentari marine. La Groenlandia si sta sciogliendo più velocemente di quanto si pensava 10 anni fa. Il permafrost si scioglie, e guardate che il permafrost, che è il terreno ghiacciato che sta sopra il circolo polare artico, si sta sciogliendo, e dentro il permafrost ci sono 100 miliardi di tonnellate di CO2 che stanno venendo fuori. Questi 100 miliardi di tonnellate, che sono il doppio di quanto noi oggi stiamo emettendo, anzi 2,5 volte, quello che oggi si emette in atmosfera, vuol dire che già solo questo surplus vanifica i patti dell'accordo di Parigi. Cioè, con le misure dell'accordo di Parigi non ci si fa tenere l'aumento di temperatura. Dopodiché si va sciogliendo anche l'Antartide, e c'è un rischio, no? Diciamo il rischio, non voglio dire del caso peggiore, ma quasi, fino a 13 metri di aumento medio del mare. Allora, a fronte di tutto questo, sono i tipping point che stanno determinando situazioni importanti. Vale la frase dell'autore di questo articolo, no? Che dice: la crescente minaccia di cambiamenti bruschi e irreversibili, bruschi, deve costringere l'azione politica ed economica ad agire con urgenza sulle emissioni. Ed ecco il punto che poi noi vogliamo toccare come ordine, che è la conseguenza di questo ragionamento.
A proposito di livello mare, c'è un effetto locale. Allora, la Climate Central, che è un'organizzazione americana, ha fatto un clima su un nuovo, diciamo, GIS di tutto il mondo, guardando cosa potrà succedere fra 30 anni. Questo modello con i dati di elevazione ultimi, gli ultimi proprio, di elevazione vera dei satelliti, e sta dicendo che c'è un rischio interessante di inondazioni con ricorrenza un anno che interessano la nostra costa da Grado a Cesena. Questo vuol dire che in queste inondazioni, che possono essere d'inverno o più che d'estate, collegate anche a maltempi eccetera eccetera, ma sicuramente al delta di aumento del livello del mare, dalle nostre parti arrivano fino a Portogruaro, fino a San Donà, fino a sotto casa mia, che abito a Mestre. Il fenomeno, diciamo, di background si può vedere da questo grafico che viene dalla, dai Proceedings dell'Accademia Nazionale delle Scienze Americana, quindi non dal giornale della mia parrocchia. E lo leggiamo così. Questo è il tempo, cioè è l'evoluzione nel tempo delle traiettorie del pianeta. I colori sono le temperature, qui c'è freddo e qui c'è caldo, spero che il mouse dia una sensazione. Qui c'è la stabilità dello stato della Terra in quelle circostanze. Allora cosa vediamo? Che la Terra, venendo in avanti ai giorni nostri, si è spostata in una zona più calda, mentre è andata oscillando fra questi estremi nei famosi cicli di 100.000 anni che vedevamo prima, no? Allora cosa vuol dire? Qui ci stiamo avvicinando a una soglia di 2 gradi, stimata da questo studio, no? Che ci dice che se prima di arrivare qua non riusciamo a riportare della traiettoria della Terra verso una situazione di relativa stabilità, ovvero un po' più caldo di prima ma non troppo, spero che si veda col mouse, la Terra va a finire in una situazione di campo equivalente molto stabile dal quale non la tira indietro nessuno. Questo può portare delle temperature tali da rendere la Terra inabitabile. L'ho messo in inglese questo titolo, perché vi invito a cercare su internet il titolo, questo era il titolo di un articolo del New York Magazine di qualche anno fa, che ha destato molto scalpore, e che vi invito a scaricarvi e a leggervi, che è molto interessante. Un altro aspetto della situazione, sotto la voce cosa sta succedendo, io qua l'ho chiamato chissà e chissà meno. Sotto la voce chissà, io vi cito i grafici che nel position paper sono citati, del Global Risk Report del 2020 del World Economic Forum di Davos, che sapete cos'è, inutile che lo dica. Allora, questi sono i grafici, allora, le prime pagine di questo rapporto sono dei grafici di sintesi sulla valutazione del rischio per la Terra. Io cito solo il rischio ambientale e il rischio sociale. Nell'asse delle X è la plausibilità dell'accadere del fenomeno, nell'asse Y è l'impatto. Questi sono grafici ai quali siamo tutti familiari in quanto tali, a prescindere poi da cosa. Benissimo, allora proviamo a vedere cosa dice il World Economic Forum, che sul piano ambientale i rischi più plausibili e di maggiore impatto sono fallimento delle azioni sul clima, perdita di biodiversità, tempo estremo, cioè gli eventi estremi di meteorologici, disastri naturali e disastri causati dalle attività umane. Sul piano della società, crisi dell'acqua, crisi del cibo, pandemie, migrazione involontaria, eccetera. Questo è rappresentativo di quello che, diciamo, gli addetti ai lavori sanno benissimo, cioè tutti i governi conoscono benissimo la situazione. Tutti i ministeri dell'ambiente di tutti i paesi del mondo la conoscono benissimo. Ma qui c'è un tema ed è quello che secondo noi è importante indirizzare, ed è la comunicazione, ed è l'opinione pubblica. Adesso nessuno di noi è così ingenuo da non capire che un conto è l'opinione pubblica occidentale, un altro conto sono le opinioni pubbliche asiatiche piuttosto che brasiliane piuttosto che africane. Questo è vero, però è anche vero che il mondo occidentale è stato storicamente, no, uno dei responsabili di questa situazione, ma ciò non toglie che è una situazione che riguarda tutti. Allora, la nostra analisi è banalmente, dice l'informazione, se siamo in queste condizioni dove l'opinione pubblica si sa che c'è il cambiamento climatico ma non ha ben capito di cosa si tratta, significa che in qualche maniera la comunicazione che è stata fin adesso non è che ha funzionato tanto bene, perché se avesse funzionato meglio saremmo tutti in piazza e non è così.
E intervengono su questo, e lo diciamo nel documento, anche fattori psicologici complessi, fra cui una sorta di sindrome di passività che tende a installarsi nella mente delle persone quando ci sono davanti dei fenomeni molto complessi che tendono a essere rimossi da un'altra parte, cioè non ci si crede. Ci sono questioni anche di presa di posizione politica, perché adesso non si parla di nulla se non si sta nel fronte del nero o nel fronte del bianco, che è un'altra follia, di fronte, fra l'altro, in presenza di fenomeni, diciamo, che hanno una loro oggettività come queste, voglio dire, no? E in questo contesto, l'ha detto Santrovato prima, c'è il fenomeno mediatico di Greta. Greta è una ragazzina che però ha l'abilità, e per questo viene chiamata, non è che lei va a suonare il campanello a Davos, va a suonare alla UE, va a suonare all'ONU, la chiamano perché evidentemente hanno capito che ha un effetto, no, di emozione sull'opinione pubblica, effetto di emozione che secondo questo premio Nobel che ci permettiamo di citare qua, se non si instaura non muove niente. Quindi esiste a nostro avviso un problema di comunicazione ed è anche su questo aspetto, nei confronti dell'opinione pubblica, ed anche su questo aspetto che a noi piacerebbe riuscire a intervenire. La seconda sezione del position paper riguarda la sfida, cioè a fronte di questa situazione, mo cosa bisogna fare e come lo facciamo, chi lo fa. E la sfida è, lo sapete dai giornali, la più importante dell'umanità, cioè qui si tratta di rivoltare tutto quello che si fa in un tempo molto breve. E la sfida è importante anche perché, come dico qua, il drago che dobbiamo uccidere come ha fatto San Giorgio, l'abbiamo fatto noi, non è che l'abbiamo fatto chissà chi, l'abbiamo fatto senza accorgercene forse. Allora, il futuro dipende dalle decisioni, cioè noi come genere umano possiamo, finché non è troppo tardi, condizionare il futuro. Questo qua è un grafico che viene dall'IPCC. L'IPCC immagino che tutti sappiano chi è l'Intergovernmental Panel on Climate Change, è stato istituito dall'ONU nel 1988 con lo scopo specifico di fare rapporti periodici sullo stato del clima e sulle previsioni del clima e dare consigli scientifici alla comunità dell'ONU, ed è, diciamo, il panel scientifico oggi oggettivamente più credibile. Allora, questo grafico dice concentrazione equivalente di gas serra, lo stato dove siamo adesso e dove possiamo andare se gestiamo le emissioni. Allora, cominciamo da qua. L'accordo di Parigi, se rispettato, la lettera dell'accordo di Parigi, se rispettato, ci tiene fra il grado e mezzo o due. Però vedete bene che le emissioni devono calare di brutto e per farle calare di brutto bisogna fare tante cose. Esito degli impegni di Parigi vero, cioè se si rispetta quello di cui ci si è già impegnati, andiamo non a due, andiamo a 3 e 2, perché i fenomeni in atto stanno andando a degradare la situazione più velocemente di quello che si pensava 10 anni fa. L'accordo di Parigi è stato firmato nel 2015, ha avuto una gestazione di 10 anni, non è che è stato fatto dalla sera alla mattina. E 10 anni sono tanti in questa situazione che stiamo vivendo, quindi andiamo a 3 e 2, 3 e 7. E dopo c'è lo scenario del no climate policies che ci porta a 5 gradi se non di più, e sono le politiche non realizzate. Di nuovo mi permetto di dire la terra inabitabile. Allora qui è la sfida 1, questa è la sfida dell'IPCC ed è un grafico che viene dal rapporto dell'IPCC del 2018, sintesi per i policy makers, quindi questo è scaricabile, si va nel sito dell'IPCC, esce tutto, non c'è problema. Allora qua cosa vediamo? Vediamo l'andamento della temperatura al 2017, vediamo la previsione del 2040 nella prosecuzione rettilinea e queste bande qua dicono cosa può succedere nel momento in cui si riesce effettivamente a limitare le emissioni della CO2 fino ad azzerarle con velocità che possono essere diverse e sono rappresentate, scusate, in questo grafico qui. Questo è dove siamo con le emissioni adesso, 40 gigaton, che è equivale a 40 miliardi di tonnellate all'anno di CO2, si tratta di fare una linea retta, è stato molto semplice per il PCC, andiamo giù dritti, vuol dire 3% all'anno. Qui ho messo dal 2018 al 2019, occorreva calare del 3%. Perché dico così? Perché è più complicato. Perché l'UNEP, che voi sapete l'Environmental Program dell'ONU, è venuta fuori con lo Mission Gap Report, cioè il rapporto sul delta di emissioni rispetto a quello che si aspettava, no? Dicembre 2019. E l'ONU dice, attraverso l'UNEP, che neanche è cominciata la riduzione delle emissioni.
e arriveremo per l'appunto ai 3 gradi e 2 a fine secolo, come dicevamo prima. Questo significa, dice l'UNEP, ma lo sanno tutti gli addetti ai lavori, che bisogna fermarsi a non emettere più di 25 miliardi di tonnellate entro il 2030, 10 anni da adesso, 25 miliardi. Con questo rate invece di emissioni arriveremo a 56, che è il doppio, che è molto più dei 40 miliardi che emettiamo adesso. Questo significa che invece di fare il 3% all'anno, occorre fare da oggi il 7,6%. Se cominciamo più avanti, invece del 7,6% all'anno, dobbiamo fare il 15%, se no il 25%, se no il 99% se cominciamo nel 2029. Ma intanto, fino al 2029, avremo emesso n miliardi di tonnellate in più che resteranno in atmosfera. Allora qui si pone la domanda, che è la domanda esistenziale che ci poniamo anche noi. Ma dice, ma come facciamo l'anno prossimo? No? E l'anno dopo, come facciamo? No? Chi è che dice, chi è che decide cosa fare? Risposta, la politica decide cosa fare, il mondo economico decide cosa fare. Benissimo, la politica come decide? Da sola? Al bar? Oppure qualcuno sarà chiamato a studiare alternative e a dare alla politica, come succede nei manuali delle giovani marmotte, scusate il termine, no? Nel mondo perfetto. Si guardano le alternative, si studiano gli impatti, i pro e i contro, poi la politica decide. Benissimo, se questo è lo schema di gioco, anche noi credo che sarebbe il caso che ci fossimo sulla scena, diciamo, no? Ma in quanto tecnici, in quanto portatori di competenza e di mestiere, il mestiere dell'ingegnere è esattamente questo. Sfida 2, raggiungere le condizioni di sostenibilità. Qui il tema di fondo è quello dell'Agenda 2030. L'Agenda 2030 è stata fatta nel 2015 dall'ONU e adottata da tutti gli Stati, compresa l'Italia. Che dopo uno si chieda, ma dice, ma fantastico, di questi 17 obiettivi, cosa stanno facendo gli Stati? La risposta è evidentemente niente, però c'è una linea guida. Perché serve l'Agenda 2030? Perché non si può consumare più di quello che la Terra può dare. Forse tutti sanno che l'Earth Overshoot Day è stato l'anno scorso il 29 luglio, cioè il giorno in cui l'economia del mondo ha consumato tutte le risorse che il pianeta poteva mettere a disposizione per quell'anno. Vuol dire che noi stiamo consumando come se avessimo un pianeta e mezza, e quello che consumiamo in più lo togliamo non alle generazioni future, non alle generazioni future, a quelle dei nostri figli. Corollario, tutto, quando diciamo è fantastico, bisogna decarbonizzare, avanti con gli accumulatori al litio, facciamo, scaviamo le miniere, eccetera. Ma guardate che tutto quello che si fa da sempre e si farà da adesso in poi consuma energia, consuma risorse, se non viene da fonti rinnovabili butta fuori CO2, eccetera, eccetera. Quindi tutte le azioni che si fanno devono essere tutte attentamente calibrate e bilanciate in modo tale che si possano fare nel rispetto degli impegni della sfida 1. No? Ne emerge che è ovvio che non è che c'è una killer application, no? Dove dice facciamo questo e tutto funziona. No, perché bisognerà agire su 1 miliardo di fronti diversi, no? Tutti quanti complessi, e quindi si pone anche un problema di capacità di gestire le complessità delle cose. L'agenda ONU 2030 comunque è quella che bisogna capire che è la guida da seguire. L'altra considerazione che facciamo nel nostro position paper è, ma dice, ma la politica cosa sta facendo, visto che è così chiaro che bisogna fare queste cose? Come sappiamo, non siamo nel migliore dei mondi possibili, o forse sì, ma se è questo il migliore dei mondi possibili non è che sia proprio. Perché? L'ONU ha detto con grande chiarezza, e il mondo della scienza compatto, a parte i negazionisti che però, voglio dire, non pesano, e ne discutiamo nel documento, è compatta nel dire che sta succedendo questo, certo con certe bande di incertezza, ma questa è, come dire, il comportamento del buon padre di famiglia, voglio dire, no? Ecco, però non c'è dubbio che non è il periodo della migliore collaborazione fra gli Stati, no? C'è qualcuno che ha tirato fuori un modo di comportarsi nei confronti fra le grandi potenze che, voglio dire, cioè, dà i risultati contrari rispetto a quello che veramente serve, no? E come abbiamo visto col coronavirus, gli Stati si comportano finora, se non capiscono che il problema è di tutti e bisogna unire le forze, ognuno si comporta come il diavolo vuole, cioè. Ma anche da noi il Veneto e la Lombardia e il Lazio e De Luca, eccetera, eccetera. Quindi non si può andare avanti così con un problema
del genere. Ciò nonostante, ci sono alcuni segnali positivi che evidentemente non bastano. Allora, il Dio benedica, secondo me, la von der Leyen che ha lanciato il programma del Green New Deal, e 15 giorni fa il Congresso americano, una commissione mista che era partita come commissione dei democratici ma ci sono dentro anche i repubblicani, ha fatto questo Solving Climate Crisis, che è un piano di 500 pagine, no? Che è giudicato il miglior piano, diciamo, strategico per l'ambiente mai fatto in America, no? Che naturalmente sta lì e verrà attuato, se mai verrà attuato, da chi vince le elezioni presidenziali, evidentemente no. Però esiste questa cosa. Ma questa cosa qui non è una cosa operativa. Di nuovo, il documento dice noi dobbiamo lavorare su 12 pilastri e dobbiamo fare questo, 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 questo. Ma anche questo lascia aperto tutto lo spazio per dire fantastico, ma dopo come si fa? No? Altra notizia positiva è che il mondo finanziario si è svegliato prima del mondo politico, ovvero, l'abbiamo letto sui giornali, i grandi fondi di investimento, ma anche, tanto per dire, la Bank of International Settlements, che è il consorzio delle banche centrali nazionali, ha annunciato in gran pompa il disinvestimento dalle fonti fossili e l'investimento verso l'economia verde. Questa è una grande mossa. E il motivo non è che sono più buoni, è che semplicemente non è possibile fare economia se non c'è uno scenario chiaro davanti. Io non posso prestarti i soldi per fare il mutuo se dopo viene la tempesta dei 1000 anni e tu e tutta la popolazione non riesce più a pagare il mutuo. Giusto? E lo stesso non posso finanziare le aziende sui piani strategici se non so cosa succede. E quindi non è possibile, non è ammissibile che ci sia davanti una situazione non chiara. Sono stati fatti anche i conti sui piani economici e i costi risultano essere l'1%, i costi a sostenere nel mondo, l'1% del PIL mondiale, non è un grande numero. Si parla di investimenti di 1 miliardo e 600 milioni di dollari all'anno, non è un grande numero, anche perché le spese militari, non che non bisogna più spendere per i militari, però le spese militari sono più grosse. E gli impatti economici del business as usual sono dell'ordine del 10% del PIL. No? Qui c'è un'altra situazione importante che il mondo economico comincia a enunciare, ma anche questo l'abbiamo letto nei giornali, ma l'abbiamo messo anche in position paper, che occorre cambiare paradigma al capitalismo. Quindi occorre davvero cambiare tutto. In pratica cosa bisogna fare? Agire sulle cause, ovvero decarbonizzare. Le cause sono l'eccesso di carbonizzazione in atmosfera, bisogna agire sulle cause e quindi decarbonizzare, vuol dire fare tutta una serie di azioni che nel position paper, senza pretesa naturalmente di fare la lista delle cose da fare, non abbiamo studiato ancora abbastanza, però esiste, no? La possibilità, ci sono alcuni ambiti sui quali agire, questo si sa. Agire sugli effetti, ovvero promuovere tutti gli interventi di resilienza possibili e immaginabili, e qui c'è l'IPCC che forse aiuterà la comunità, perché nel 21 esce un altro documento sul Working Group 3 che dice quali sono le misure. Un volo d'uccello sulla situazione italiana, sul piano dell'evoluzione climatica, quello che succederà in Italia non sarà diverso da quello che succede nel resto del mondo, con l'aggravante che essendo il Mediterraneo alcuni effetti saranno più forti e forse li dirà Marco Marani dopo. Sul piano amministrativo abbiamo fatto quello che compete a un Parlamento, abbiamo adottato l'Agenda 2030, abbiamo adottato la strategia del COSO, abbiamo pubblicato il Piano Nazionale dell'Ingegneria, di cui poi sentiremo parlare, abbiamo approvato le mozioni parlamentari sulla crisi climatica, cioè anche lo Stato italiano ha detto che siamo in crisi, no? Però, a nostro modesto avviso, c'è qualcosa sul piano politico, no? Che è ancora un po' in divenire, ovvero ci vuole una leadership forte e chiara, anche perché qui il problema è che occorre passare dagli obiettivi ai progetti, alle azioni e metterci i soldi sopra. Dopodiché uno dirà, ma lo Stato italiano non ha tanti soldi, fantastico, io ricordo solo che abbiamo 120 miliardi all'anno di evasione fiscale. Infine le conclusioni, ovvero cosa è che pensiamo, no? A supporto dell'amministrazione, naturalmente, perché nei confronti dell'opinione pubblica bisogna comunicare meglio. Allora noi, come Ordine degli Ingegneri di Venezia, pensiamo che le indicazioni dell'ONU e della PCC siano quelle giuste e vanno seguite. Ipersemplifichiamo evidentemente, no? Anche ai fini della presentazione, però insomma è quello. E ci mettiamo a disposizione perché noi di mestiere siamo quelli che
hanno studiato per analizzare i problemi multidisciplinari, fare sintesi, analizzare le alternative, proporle, valutarle in maniera tale che questi vadano sui tavoli dei decisori e mettere in condizione i decisori di decidere presto e bene. Poi ci siamo permessi, fra le mille cose possibili e immaginabili, di suggerire alla Regione di dotarsi di un piano operativo per il clima, fare analisi degli impatti, vedere cosa magari serve per la difesa costiera, adottare un piano di gestione integrata della fascia costiera. Al governo proponiamo politiche forti per il clima, molto forti, no? E magari, no, usare i soldi del post-coronavirus per andare nella giusta direzione. E dopo, diciamo, vedrete anche nel position paper, no, in sostanza, serve un'Europa più forte. Non c'è dubbio che lo Stato nazionale non va da nessuna parte se non sta dentro un continente, no? Curare le informazioni ai cittadini, eccetera, eccetera, e alla fine capire che c'è un senso di urgenza e quindi con questo senso di urgenza essere molto determinati e veloci. In sostanza, noi riteniamo che sia il momento di passare dagli obiettivi ai fatti, ecco, e ci piacerebbe essere parte della soluzione. Con questo vi ringrazio, mi scuso per il tempo, ma è stato complicato per me. Grazie a Marino Masson per questa illustrazione, direi appassionata, di questo documento, che è un documento, come vedete, abbastanza denso, abbastanza pieno di cose, pieno di elementi, c'è tanta carne al fuoco e c'è ovviamente anche molto molto da fare.